Manifestazione stamattina sul ponte Margherita di Dragoni, chiuso al traffico perché dichiarato pericolante da parte della provincia in vista della nuova chiusura dopo la riapertura forzata della scorsa notte da parte di ignoti. Tante le persone che hanno affollato lo spazio antistante il ponte in modo pacifico ma senza bloccare il traffico. La protesta ha la finalità di sollecitare le istituzioni a riaprire il viadotto nei tempi più brevi possibili, perché la chiusura sta decretando la morte lenta di alcune piccole aziende e tantissimi disagi ad imprenditori ed agricoltori dopo la chiusura dello scorso gennaio. Il 22 agosto, assicurano in provincia, verrà presentato il progetto, poi il via alla gara per la messa in sicurezza e la riapertura del ponte entro fine anno. Da Dragoni è tutto, Lorenzo Applauso per Casertasera.it.